del Comitato Funzione Zero e vengo in rappresentanza dei comitati veneziani che stanno battagliando su un altro progetto che viene un po' prima di questo, ma insomma è in linea, che è l'inceneritore di Fusina, un inceneritore che si prevede grande tanto quello di questo qui, di Era, che siamo qui di fronte, che è attualmente il più grande in Veneto per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani. E la cosa è incredibile perché nel 2020, di fronte alla crisi ecologica e alla crisi sociale ed economica che stiamo vivendo, si continua a perseverare su una strada che è quella che ci ha condotto qui. L'incenerimento dei rifiuti è una bestemmia nel 2020, vuol dire essere fermi all'epoca, voglio dire, di Marco Cacco per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, cioè l'Europa, la comunità europea, che non è il nostro riferimento, però sta dicendo, con le ultime direttive sull'economia circolare, quelle del 2018, sta dicendo e sta anche ponendo dei limiti all'incenerimento e allo smaltimento, perché afferma il recupero di materia è la via maestra per risolvere il problema dei rifiuti, ma anche per dare una risposta al cambiamento climatico, perché non è solo un problema della CO2 e delle emissioni che dopo dirò che vengono fuori dai cammini degli inceneritori, ma è che bruciando i rifiuti che produciamo non possiamo più recuperarla quella materia, e chiaramente manteniamo in vita, manteniamo aperte le filiere estrattive del petrolio, dei minerali e quant'altro, che sono estremamente energivore. L'ha capito la comunità europea, in Italia invece si va da tutta un'altra direzione. Da tenere presente che con il decreto sblocca Italia del famigerato governo Renzi era stato fatto un piano che poi è stato bocciato grazie all'azione dei comitati con il ricorso al TAR, ma in questo piano nazionale nel Veneto e nel nord Italia non era previsto nemmeno un inceneritore. Bene, qui in Veneto ne vogliono fare due nel giro di un anno, due sono i progetti, Fusina e Padova. Allora qui c'è qualcosa che non torna, e questa cosa accade proprio in scadenza del piano regionale dei rifiuti che è scaduto pochi giorni fa, il 31 di dicembre. Allora, quello che dobbiamo dire tutti insieme, perché poi la lotta contro questi mostri, ma come sulle altre vertenze, non è una lotta che i comitati fanno per un discorso NIMBY, perché non si vuole che sia fatto a casa propria, non li vogliamo, punto. Cioè noi bisogna che lavoriamo perché gli inceneritori vengano spenti, questa è la, come dire, la prospettiva, e perché si lavori sul recupero della materia. Allora, quando si parla di emissioni, allora bisogna pensare che un inceneritore è un reattore chimico dove dentro ci finiscono materiali dei più diversi, rifiuti speciali, rifiuti urbani, ma che sono fatti di plastica, carta, legno, di qualsiasi materiale che possiamo immaginarci. Quindi intanto le emissioni che vengono misurate sono solo alcune, riguardano solo alcune delle sostanze che si formano, che sono quelle parametrate dalla legge, ma se ne formano tantissime altre che non sappiamo e che non vengono assolutamente misurate. In secondo luogo, quando Era o quando Veritas dice ma noi rispettiamo le emissioni e tutto quanto, beh, questa cosa bisogna vederla bene da vicino, perché può anche essere che limiti di concentrazioni vengono rispettati, dico può essere, perché nei piani di monitoraggio e controllo di queste aziende i controlli se li fanno e se li raccontano da soli l'ARPA, ci va una volta all'anno telefonando prima, quindi figuriamoci che genere di controlli ci possono essere. Ma il problema non è la concentrazione, è il flusso di massa, si chiama, cioè la quantità di materiale che viene fuori da questi mostri. Questo qua è capace di bruciare circa 200.000 tonnellate, ne brucia 150-160.000 tonnellate all'anno, e ogni giorno 24 ore su 24 sputa fuori benzene, IPA, diossine, metalli pesanti, mercurio, di tutto e di più, che si depositano sull'ambiente circostante, e la maggior parte di queste sostanze tossiche sono sostanze che si accumulano nell'ambiente, nelle catene alimentari, quindi anche negli organismi. Tenete conto che un'altra questione molto seria e molto grave è quella dei PFAS, perché il vero progetto di questi impianti, noi l'abbiamo visto a Fusina ma ci aspettiamo che sia la stessa cosa a Padova, è quello di bruciare i fanghi dei depuratori, i fanghi di trattamento degli impianti che
stanno in Veneto, non solo quelli delle zone rosse, cioè quindi del Vicentino e del Padovano nella zona ovest o del Veronese, ma anche gli altri, anche quelli di Fusina eccetera, che sono pieni di queste sostanze perfluoroalchiliche che sono altamente tossiche, altamente dannose, altamente persistenti. Però la cosa che viene fuori è che nei rifiuti, proprio per la loro composizione, per la loro natura, i PFAS ci sono, infatti se andiamo a vedere i percolati di discarica sono pieni di PFAS. Quindi questi già buttano fuori queste sostanze e non sappiamo che cosa questo produca, voglio dire, a livello di effetti sull'ambiente e sulla salute. Sarebbe interessante magari chiedere contestualmente, proprio di tornare alla carica, che cosa ha significato per anni avere un inceneritore del genere in un territorio come Padova, che è già inquinato, che è una delle città più inquinate d'Europa, non solo d'Italia, voglio dire già adesso, dal punto di vista epidemiologico, quanti tumori ha provocato sto mostro qua? Vogliamo dircelo o no? Perché non tiriamo fuori i dati prima di progettare altre linee? Questa è la questione. E dico anche un'altra cosa, che sulla questione dei rifiuti ormai siamo arrivati tecnicamente alla possibilità di recuperare tutta la materia che produciamo. È chiaro che bisogna lavorare per la riduzione del rifiuto, per la prevenzione del rifiuto, e su questo non si fa assolutamente niente, benché i soldi vengano messi anche a livello ministeriale, parliamo di milioni di euro. Bisogna lavorare di più sulla differenziata, ma anche su quella frazione residua che resta. Siamo arrivati a situazioni in cui abbiamo aziende in Veneto che sono in grado, per esempio, di recuperare i pannolini, gli assorbenti, che è una delle cose più difficili da gestire. Abbiamo tre aziende in Italia, una in Veneto, che sono in grado di recuperare le plastiche miste, quindi introducendo delle tecnologie, ma però lavorando nel senso del recupero della materia, di selezione, di recupero, eccetera, siamo in grado di chiudere il cerchio, di arrivare al cosiddetto, tra virgolette, rifiuti zero. Però bisogna investire in questa direzione, perché se noi investiamo in nuovi inceneritori, questi qui hanno bisogno di bruciare e di continuare a bruciare per recuperare l'investimento. Siccome è un business, siccome su questo si beccano ancora gli incentivi in un modo o nell'altro per vie traverse, il problema è tutto qua. Allora bisogna veramente mettere in discussione queste politiche, che io definisco politiche criminali, perché attentano alla salute delle persone, e lo abbiamo visto, tra l'altro è venuto fuori proprio in queste ore uno studio danese che mette in relazione, per esempio, non solo il discorso dell'inquinamento con l'incidenza del virus, del Covid, ma proprio nello specifico mette in evidenza una correlazione tra i PFAS che sono nell'aria, che vengono dispersi, e l'incidenza del Covid. Quindi è questo quello che dobbiamo mettere in discussione. Dobbiamo dire che queste politiche qua sono politiche criminali che attentano alla salute, e questi mostri vanno fermati e vanno chiusi. Questo c'è già, ma l'obiettivo non deve essere quello di pensare a una quarta linea in sostituzione delle altre due, tre, non lo so quante sono, tre mi pare, quelle che funzionanti, perché questo intanto è un trucco, voglio dire, quello dell'ammodernamento, perché poi le linee non le andranno a chiudere, questo è matematico, voglio dire. E in ogni caso, per quanto moderne siano, ricordiamoci che un inceneritore è un impianto altamente pericoloso, altamente inquinante, filtri o non filtri, non c'è verso che tenga. Quando bruciamo la roba, i veleni si spargono nell'ambiente e ce li respiriamo. Quindi la lotta che dobbiamo fare è una lotta unitaria, è una lotta che deve affrontare tutta la questione dei rifiuti in Veneto, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali. E noi come comitati, diciamo, del veneziano, siamo sicuramente qui per dare una mano, soprattutto da un punto di vista delle conoscenze, degli elementi che abbiamo acquisito in questo anno e mezzo di battaglia che stiamo facendo. Abbiamo appena depositato il ricorso e quindi pensiamo che molti elementi possono essere utili anche per questa vertenza, quindi siamo con voi e stiamo uniti.